Allora, ho fatto un piccolo capello introduttivo. Allora, iniziamo? Sì. Bene, allora è un piacere inaugurare anche quest'altra parte della conferenza che, accanto ai temi del design e della progettazione, cerca di mettere, è brutto chiamarli di contorno, ma diciamo che comunque, essendo un evento che si rivolge al business, all'impresa, è importante anche affiancare, cogliere l'occasione di dare dei temi che possono aiutare anche a capire come organizzare la propria infrastruttura, il proprio ufficio, dare suggerimenti in questo termine, perché comunque, insomma, appunto, cerchiamo di dare una visione anche completa. È vero che la progettazione, la manifattura, il design sono processi molto centrali, nel senso che sono un crocevia di tutti gli altri processi aziendali, no? La commerciale, la produzione, quindi è un punto ideale da cui ragionare anche sul resto dell'infrastruttura e metterla in discussione, no? E quindi quello che cerchiamo di fare, abbiamo ospite Andrea che si occupa di sicurezza informatica su vari livelli e dopo si presenterà anche meglio da solo. E con questo intervento, appunto, gli ho chiesto di poter comunicare appunto alla piccola impresa per dare delle linee guida, iniziare innanzitutto a stimolare il ragionamento per quanto riguarda la sicurezza informatica, cioè mettere in dubbio se cosa vuol dire, una cosa che ti riguarda, quello che fai può sottoporre dei pericoli, cioè dare qualche indicazione. Dopodiché, come poi ricorderemo anche alla fine, Andrea proporrà il tema in chiave di workshop dopo pranzo. Trovate nel programma, nella saletta, nel caso al primo piano. Subito sopra l'area ristoro, c'è una saletta attrezzata e vi invito poi, se vi interessa il tema, a andare più nello specifico con il workshop. Ok? Quindi do la parola, allora completati la presentazione, insomma, Sì. Grazie. buon lavoro. Sì, è interessante lo spunto, è interessante l'assist e non ci siamo messi d'accordo, effettivamente. Probabilmente il tema della sicurezza informatica tocca tutti, è un grande fastidio per tutti e per questo tocca tutti. Noi lavoriamo, io con la mia azienda lavoro in realtà molto variegate, dal singolo professionista fino alla multinazionale, multistabilimento. Vedo dappertutto gli stessi problemi. E questa è la prima cosa, grazie per l'assist. La seconda, quella che mi ero preparato a casa in realtà, è che questa presentazione è identica a una presentazione che ho fatto nel 2015 e ad una presentazione che ho fatto nel 2012. Perché? Di fatto io vado nelle aziende e trovo ancora sempre le stesse cose, quindi siamo qui a parlare delle stesse cose di cui parlavamo, di cui parliamo già da molti anni. Mi sono preso ovviamente la briga di aggiornare le slide per dimostrarvi in che modo la minaccia si è evoluta, perché siccome non stiamo facendo niente, la minaccia si sta di fatto semplificando. E poi tratteremo un po' di temi che saranno delle osservazioni che vi faccio riguardo a quello che dovrebbe essere messo in piedi per garantire innanzitutto anche ad una piccola o media impresa, possiamo pensare anche al professionista, possiamo pensare al budget che può mettere un professionista per la sicurezza informatica. E pensando a quello, io ho prodotto questa insieme di suggerimenti che effettivamente sono alla portata di tutti. Si tratta spesse volte semplicemente di non ingannarsi nel decidere che cosa implementare per ottenere quel famoso 80% col 20% dello sforzo. E poi su questo ci andremo a concentrare soprattutto nel pomeriggio quando faremo una serie di prove, di esempi in cui avremo modo di vedere nel vivo come si implementano queste cose. Quindi possiamo partire. Vabbè, presentazione, andiamo veloci anche perché dobbiamo lasciare spazio anche a LibreOffice. Comunque mi interesso di sicurezza praticamente da sempre e ho una piccola azienda con la quale la faccio, con i miei colleghi ci interessiamo di progettazione di infrastrutture informatiche, facciamo verifiche di sicurezza, la parte probabilmente più affascinante per chi non è nell'ambito dei lavori, i famosi penetration test, e poi facciamo formazione perché, come vedremo, la formazione è assolutamente fondamentale per riuscire a contrastare la minaccia che oggi c'è rispetto alla sicurezza informatica. Scusate, sento gracchiare parecchio il microfono. Allora,
Perché è importante parlare di sicurezza informatica, in particolare nelle piccole e medie imprese? E perché le piccole e medie imprese sono di fatto la maggior parte e un numero veramente molto importante delle imprese che sono sul mercato. 99,9% di quelle italiane, 99,8% nel famoso 2015, quando ho preparato questa presentazione mi sono preso la briga, come vedete, di mettere dei puntini perché non ho trovato il dato esatto aggiornato, o meglio ne ho trovati diversi, ho preferito trascurare, tanto non penso sia importante se è 7 o è 8. Quasi 100 milioni di persone che sono occupate in Europa, e la percentuale dell'occupazione in questi settori e da parte delle piccole e medie imprese nei diversi settori in cui operano, che è l'80% dell'occupazione. Il vero problema, dal mio punto di vista, è la sicurezza informatica, e sicurezza informatica zero, che significa ambienti che danno l'80% del benessere della nostra società in una situazione di fragilità di fronte alla minaccia a cui sono esposte altissima. Il rischio maggiore che ho dovuto ovviamente fare delle scelte, parliamo del famoso 80% da fare col 20% dello sforzo, è la perdita dei dati. La perdita dei dati sotto numerosi aspetti. Oggi parliamo prevalentemente, non solo ma prevalentemente, di distruzione e di furto. E poi un'osservazione riguardo questo, cioè dal momento che stiamo parlando di realtà sicurezza informatica molto bassa, dico zero, non è sempre zero ma tendiamo da quelle parti, è una sfida importante per l'economia europea riuscire a implementare sicurezza informatica all'interno di queste realtà. E qui la cosa più importante che spero porterete a casa, che è un mantra attraverso che userò, un giorno scriverò un libro su questa cosa con una serie di pagine bianche, perché è importante il titolo, cioè l'aspetto importante da non sottovalutare mai quando si parla di sicurezza informatica, e con mai intendo anche nelle grandi imprese, nelle istituzioni, è il fatto che il problema non è tecnologico, nel senso che dal punto di vista tecnologico è sufficiente fare un piccolo investimento, un investimento, lasciamo perdere di qual è la portata, e si arriva ad un livello molto maggiore di sicurezza, molto maggiore rispetto al livello di sicurezza che introducono le persone. E quindi in realtà il problema è culturale, non è tecnologico. Qui un paio di esempi per capirci su cosa stiamo parlando, di cosa stiamo parlando. Questo è lo stereotipo dell'hacker. Ci si immagina l'hacker come la parte sopra, cioè qualcuno che dice delle parole, giustappone delle parole a caso che hanno qualcosa a che fare con la tecnologia, ma che in realtà non significano niente, e questo è ovviamente nella mente di chi si immagina la sicurezza informatica, l'attaccante, mentre in realtà l'attaccante reale è un po' più simile a quello sotto, cioè qualcuno che semplicemente telefona e chiede: ma qual è la password che hai messo, perché devo verificare che sia sicura. E vi assicuro che la maggior parte delle volte che noi rubiamo le password nelle nostre attività di penetration test lo facciamo più come sotto piuttosto che come sopra. Dall'altra parte, queste sono delle fotografie che mi porto dietro sempre molto volentieri, innanzitutto perché ero, quando le ho scattate ero in ospedale perché stava per nascere la mia prima figlia, quindi ormai parliamo di quasi 5 anni e mezzo fa e i problemi sono ancora lì. Ho pensato se toglierle, perché Windows XP ormai non è più molto aggiornato, perché la domanda sarebbe: cosa vedete qui? E tutti direbbero Windows XP, perché il problema nella sanità è che c'è Windows XP. No, in realtà il problema nella sanità non è che c'è Windows XP, perché se guardate bene, possiamo avvicinare l'inquadratura, tutti di voi osserverete che c'è la password scritta sotto. Perché vi ripropongo questa cosa? Perché quando è nata la mia seconda figlia, sono tornato, quel computer non era più lì 3 anni dopo. Però in realtà per sbloccare il computer bastava muovere il mouse. E ho un video, però non ho avuto modo di trovarlo, però fondamentalmente l'ostetrica che visitava la mia compagna muoveva il mouse e sbloccava il computer, e sotto c'erano tutte le cartelle cliniche. E questo è il livello di sicurezza delle strutture ospedaliere, quindi figuriamoci le piccole e medie imprese di cui in realtà dobbiamo parlare oggi. E torniamo alla nostra questione, perché di fatto non è un aspetto tecnologico il fatto
che ci sia l'etichetta con la password, o che il medico che arriva per sbloccare il computer si lamenti del fatto che c'è da inserire la password e per fortuna basta muovere il mouse. A questo punto tutto l'aspetto di concetto che c'è nella presentazione che vi faccio, cioè la sicurezza informatica. A me piace molto questa rappresentazione della sicurezza informatica come una catena, e possiamo immaginare la minaccia o portare a termine un attacco su dei sistemi come cercare di rompere questa catena. E come cerco di romperla? La torco, la tiro, la sbatto, cerco in qualche modo meccanicamente di romperla. E dov'è che si rompe la catena? È famoso questo aspetto, si rompe ovviamente dove c'è l'anello più debole, quindi è inutile fare una catena con tantissimi anelli in titanio e un anello in cartone, è evidente che non terrà. E l'anello che si rompe quando si parla di sicurezza informatica è la maggior parte delle volte la componente umana, il che ci riporta al nostro mantra. Adesso facciamo un paio di esempi, qui ci sono gli aggiornamenti famosi 2019 che so aspettate avere da me. Allora, parliamo di phishing. Il phishing è uno strumento che viene utilizzato per gli attacchi informatici che ha una finalità, che è di forzare l'individuo, l'essere umano, a prendere la decisione di fare qualcosa. Per esempio, visitare una pagina web, ricevo un'email che mi dice guarda, qui c'è qualcosa di tuo interesse, clicco e raggiungo la pagina. L'obiettivo è quello di farmi fare il click, di decidere di fare il click, anche se so che è sbagliato. In altri casi parliamo di esecuzione di software, quindi ricevo, magari restiamo sulla mail, ricevo un allegato che ha l'icona di un file PDF, ma in realtà è un eseguibile, faccio doppio clic e semplicemente lo eseguo dopo che il sistema operativo nella maggior parte dei casi mi dice ma sei pazzo, l'hai appena scaricato, puoi eseguirlo davvero, può fare modifiche al computer, però sono stato messo nella condizione psicologica di volerlo aprire perché all'interno del testo della mail c'è tutto quello che mi porta ad avere un interesse profondo nell'aprire quel documento. Tanto per darvi un elemento di contorno, noi abbiamo due psicologi che lavorano con noi nelle attività di penetration test, quelle dove c'è budget ovviamente, non parliamo di piccola o media impresa, proprio per cercare di capire che persone sono quelle che dobbiamo andare ad attaccare, per aiutarci, perché noi ovviamente siamo autistici, essendo degli informatici, non siamo in grado di capire come funzionano le persone. E il phishing viene attuato attraverso messaggi, voi sapete possono essere privati, messaggio di posta, pubblici, ad esempio sui social network, e il messaggio può provenire anche da fonti che possono sembrare conosciute o effettivamente che sono conosciute in quanto sono state vittime di attacco. Questa cosa ovviamente rinforza la fiducia che l'utente, che poi apre quell'allegato, mette nell'azione che sta facendo. Quindi mi fido di chi mi sta inviando questo messaggio, lo conosco, magari questo messaggio mi arriva a risposta ultima di una serie di email che ci siamo scambiati. Sto parlando di attacchi che effettivamente avvengono oggi anche con una certa frequenza. E ovviamente, come vi dicevo, la questione è muovere l'utente, spesse volte viene fatto attraverso la curiosità. Adesso parliamo dell'attacco storico, quello che ha aperto il mondo del criptovirus, che è stato il caso SDA. Era, mi sembra, proprio il 2015, cioè qualcuno ha uno smartphone. E comunque il caso è molto semplice. Arriva una mail sotto Natale che dice guarda che c'è un pacco in fermo deposito, che cosa facciamo? Dobbiamo svincolare questo pacco, se no torna indietro. C'è un link e il link porta a mysda24.info. Dobbiamo tornare indietro nel tempo, immaginarci quello che era il phishing prima, erano mail scritte metà in italiano molto male, metà in russo. Questa mail era scritta veramente molto bene, era molto curata, l'italiano era perfetto. D'altra parte l'utente non deve necessariamente essere, o quantomeno SDA non deve necessariamente informare gli utenti di tutti i domini che utilizza per i suoi fini, quindi mysda24.info è un dominio che effettivamente possiamo pensare essere di proprietà di SDA. Clicchiamo e anche questa è stata una rivoluzione, avevano semplicemente scaricato il sito di SDA e rimesso sul sito di SDA, era perfettamente identico.
tranne ovviamente che per un particolare, ovvero se si andava a scaricare il contenuto, in questo caso il modulo per richiedere lo svincolo del pacco, veniva fornito il virus. Per rinforzare la fiducia nell'utente finale era stato inserito anche un captcha, che sapete cos'è, serve a verificare l'umanità dell'utente, e se si sbagliava il codice non si scaricava il virus. Quindi dovevi proprio mettere il codice giusto per scaricarlo. A quel punto eri così rinforzato in quello che stavi facendo che ti disinteressavi totalmente del fatto che il computer ti dicesse: ma sei pazzo, vuoi eseguire questa cosa, l'hai appena scaricata, e lo aprivi. Perché dovevi svincolare il pacco, perché eri sotto Natale, a Natale si ricevono tanti pacchi, era tutto architettato molto bene. Se non lo ricevo adesso torna indietro, arriva dopo l'Epifania e magari è per l'amministratore delegato. Scarico il pacchetto contiene, è un file compresso che contiene un eseguibile, e l'eseguibile si esegue, cifra, riscatto. A questo punto potremmo pensare: ma come può essere che non ci sia una barriera che ferma l'utente, o meglio, scusate, che disattiva la minaccia? E quindi, ma tutte queste persone che sono state infettate da questi virus, stiamo parlando di un mercato che abbiamo stimato, abbiamo, non noi, è stato stimato portare a guadagni fino a 60-80 milioni di dollari a settimana nel periodo cult del criptovirus. Perché non venivano fermati dagli antivirus, per esempio? Non può essere che nessuno avesse installato un antivirus. Vi lascio pensare. È ovviamente una domanda che serve a sviarvi, nel senso che il problema non è quello. In realtà l'antivirus è sempre possibile evadere la sicurezza dell'antivirus. Tutti i lavori che facciamo noi, per esempio chi fa il nostro lavoro, parte dal presupposto che sulla macchina sia installato un antivirus e che sia aggiornato. E la verità dei fatti è che il sistema, il meccanismo antivirus è vecchio per concezione, quindi non può funzionare su minacce che siano progettate per evaderlo. Serve a evitare minacce, diciamo, su larga scala. O se lo stesso virus torna 2 settimane dopo. Infatti il bottino dei 60 milioni è sulla prima settimana, poi 30 e 0, perché gli antivirus riconoscono la minaccia. Qui vi do un esempio, questa è VirusTotal, che è un sito dove se si carica un file, questo viene sottoposto ai maggiori antivirus. Non sono degli scappati di casa, perché sono Google, e immediatamente dopo aver ricevuto questo file caricato su VirusTotal, abbiamo rilevato che veniva evidenziata la minaccia solo da 4 antivirus su 56, e i nomi degli antivirus sono stati oscurati a suo tempo, perché ormai questa minaccia non è più reale, per non portare le persone a credere che gli antivirus che riconoscono siano migliori degli altri. È veramente casualità. Presi 10 file, si spostavano e spesse volte in cima alla lista c'erano antivirus del tutto sconosciuti. Bene, tanta tecnologia da parte dell'attaccante, soprattutto tanto studio relativo all'essere umano. Com'è stata l'evoluzione di tutto questo? Questa vedete è una mail del gennaio 2019, non c'è niente al di fuori di: abbiamo un video con lei che si masturba, se non vuole che divulghiamo questo video ci versi questa somma su questo portafoglio Bitcoin. E questa cosa evidentemente funziona, perché con queste mail continuano a girare. Non è più neanche necessario cifrare i dati, anche perché oggi sono state poste in essere delle misure che i dati ce li fanno riavere senza dover necessariamente finanziare la mafia. Oggi le persone ci credono e versano, perché altrimenti gli attaccanti smetterebbero, perché loro si evolvono molto rapidamente rispetto alle tendenze del mercato. Perché i numeri che vi dicevo continuano ad essere reali, probabilmente. Quindi l'attacco è totalmente atecnologico, nel senso che la tecnologia che viene sfruttata è l'essere umano. E torniamo al nostro mantra. Quindi il problema è culturale. A questo punto dobbiamo chiederci: ma perché funziona?
e rispondere a questa domanda, chissà che, di che cosa pensavate avrei parlato, di chissà che tecnologia, sicurezza informatica, penetration test. Il problema è culturale. Perché un attacco così semplice va a buon fine? Fondamentalmente noi ci siamo dati delle risposte inizialmente, poi abbiamo avuto anche dei rinforzi, diciamo la comunità sicurezza informatica si trova abbastanza allineata su queste cose. L'utente, quando si espone alla minaccia, si trova in un luogo familiare. La maggior parte delle volte, anche sperabilmente anche confortevole. Se sei in ufficio, speriamo che sia riuscito a crearti un posto dove passi almeno 8 ore al giorno, che sia confortevole, altrimenti sei a casa e tendenzialmente lo sai. Cosa succede? Succede che abbassi le difese. Ci hanno insegnato che quando sei in piazza non devi accettare la caramella e non ti devi fidare di nessuno, e quindi le nostre difese, le nostre difese culturali si innalzano, e se qualcuno ci vuole fermare, che è già l'imbrunire per chiederci l'ora, va a finire che tiriamo dritto perché è pericoloso, perché la nonna ce lo dice da quando eravamo bambini. Mentre invece questo rischio qua non lo conosciamo. Noi un po' lo conosciamo, la nonna non lo conosce, non ce l'ha insegnato e non ce l'abbiamo nella nostra, nel nostro patrimonio culturale. Dopodiché c'è la tematica: non conosco il rischio e non so quale può essere l'impatto, perché difficilmente... io odio fare terrorismo e tenderò a non farlo, però io ho visto ho parlato con imprenditori che fino al giorno prima avevano un'azienda a causa di problemi di rischio informatico che non erano stati curati, e al di là della situazione, siccome appunto sono autistico, essendo un informatico, e faccio difficoltà anche ad accogliere una persona distrutta dal fatto che non ha più un'azienda, la realtà dei fatti è che nessuno penserebbe che sia possibile, perché l'informatica è entrata dalla porta sul retro e c'era chi era avanti e aveva magari un computer in azienda. Adesso siamo un po' più avanti di questo punto, però è cresciuta piano piano e non ci siamo mai fermati a chiederci: ma quanto è importante per me questa risorsa? E questo fa sì che non abbiamo alcuna cognizione di quale sarebbe l'impatto se domani non ce l'avessimo più. Sappiamo oggi che è importante, perché ci dicono che è importante, bisogna studiarla l'informatica perché c'è tanto lavoro, però in realtà le aziende non si fermano a chiedersi: ma se domani quella cosa lì non ce l'ho più, che cosa succede? Perché la risposta spesse volte è tutti a casa. E quanto è facile portare a termine un attacco? Va bene. E le conseguenze, molto importante. Sicuramente mi manca un aspetto qui, che è il ritorno di investimento dell'attaccante. Cioè, io ricevo un danno che può anche mettermi in ginocchio. Una cosa importantissima che deve essere tenuta sempre in considerazione è il ritorno di investimento dell'attaccante, che significa che non smetterà, cercherà sempre strategie nuove che eludano i meccanismi di sicurezza che io implemento, al fine di continuare a prenderli quei 20, 30, 50, 60, 80 milioni di dollari a settimana. Il criptovirus è stato eclatante, chiaramente non è che il cybercrime renda in tutti i settori in questo modo, però rende tanto. Quindi non smetteranno, anche perché spesse volte si tratta di persone che sono in contesti sociali e economici che non gli lasciano molte altre alternative. Bene, passiamo sulle PMI, dove normalmente succede che tutti gli impiegati hanno accesso ad un computer. Tutti i computer sono collegati ad internet e spesso non c'è divisione dei ruoli, che significa che tutti bene o male sanno o comunque fanno o comunque sanno come si fa tutto, che significa aumentare il rischio dal momento che si aumenta il perimetro d'accesso di tutte le postazioni di tutti gli utenti. Ovviamente c'è il fatto che nessuno ha una buona percezione di quello che sia il rischio e soprattutto non c'è una preparazione adeguata, proprio per il fatto che non c'è percezione. Quindi questo rischio mi entra in casa dal momento che l'idea di internet come finestra sul mondo è sbagliata, per quello che dicevamo prima, è una porta che apro e lascio entrare tutto, e quindi lascio entrare il rischio e quindi ci sono gli impatti. Qualche esempio. Queste cose le trovo non dai professionisti, anche nelle grandi aziende. Cosa succede se mi serve il programmino per estrarre una pagina di un file PDF?
o mettere insieme più file PDF, proprio le piccole cose che servono a tutti, tutti i giorni. Semplicemente comincio a scaricare applicazioni a nastro da internet, le provo, quella con la grafica che mi piace di più la implemento e dico ok, da domani usiamo questo. A meno che qualcuno non piaccia, allora può fare anche lui la stessa cosa e scegliere quella che gli piace di più. Ovviamente questo porta dentro la minaccia, non credo che serva che ve lo racconti. Oppure per esempio trovare una chiavetta, una pennetta USB. Se trovo una pennetta USB, cosa faccio? Se la pennetta USB ha un'etichetta attaccata, cosa faccio? E se ci sono delle chiavi attaccate alla pennetta USB anche? Qui spesse volte, cioè chi viene fregato, no, non mi viene un'altra parola, chi viene fregato da questo tipo di attacchi, quando li facciamo, quando li fa gente come noi che le fa per fare training alle persone sul rischio, e gli si chiede come mai hai inserito la pennetta USB nel computer se hai anche subito, perché a questo punto non hai seguito, non hai avuto della formazione riguardo al fatto che non lo devi fare, è pericoloso farlo, non è che non lo devi fare. La risposta è: c'erano le chiavi, pensavo che di poter aiutare, no? È altruismo, però di fatto in realtà un pochino ti volevi fare gli affari di qualcun altro. Poi vi lascio immaginare che cosa si può scrivere su un'etichetta, siccome non vi ho visti reattivi. Se io metto una chiavetta a fianco al parcheggio dove so parcheggiare il mio target, la mia vittima, innanzitutto conosco la vittima, ma dopodiché immaginatevi quante cose diverse posso scrivere sull'etichetta che possono portarlo a non resistere all'inserire la chiavetta USB nel computer. Ovviamente non vi dico che cosa scriviamo. È inutile che state così. Vabbè, pacco in fermo deposito è ovviamente un richiamo a un criptovirus famoso, quello di prima, o la fattura da pagare, il criptovirus immediatamente successivo al criptovirus SDA è stato, c'è questa fattura da pagare. Io ovviamente ho parlato con diverse persone che quelle fatture eseguibili le hanno aperte, e una cosa importantissima che mi sono portato a casa è stata: ma quando il computer ti ha detto c'è il rischio, perché gli hai detto vai avanti? E gli ho detto vai avanti perché, caro Andrea, io capisco che tu sei tutte le tue pippe security, ma io qui ho un incarico, il mio mestiere qui è aprire le fatture e vederle, metterle in contabilità e eventualmente pagarle, punto. E cosa dovevo dire? Hai ragione. Evidentemente l'errore non è a questo livello, non è a livello di chi apre la fattura. Quindi, la nostra economia sta in piedi grazie ad ambienti ad altissimo rischio, oppure sicurezza zero, come mi piace chiamarli. Facciamo il passo successivo. Alle volte le piccole e medie imprese diventano anche grandi imprese. Ho scritto SPA conduzione familiare, sono le SPA padronali in realtà, ce ne sono tantissime e noi annoveriamo anche clienti di questo tipo dove effettivamente c'è una persona che sa tutto e che fa tutto e che coordina in qualche modo tutto e di fatto ha tanti più dipendenti alle volte, quindi tanto più rischio per quanto riguarda il tessuto sociale da dilaniare qualora succedesse il peggio. Quindi arriviamo ad una tematica, al passo successivo, e con questo vado quasi a chiudere. Vedo che Giovanni mi guarda male, anche se non niente. Vai a chiudere. La responsabilità sociale, cioè noi qualcosa lo dobbiamo fare perché abbiamo questo strumento che ci interconnette, che è internet, quindi ci facilita su tante cose, però come facilita la comunicazione di impresa? Facilita la proliferazione di minacce, di virus, di attacchi informatici. E quindi io sono interconnesso con tutti i miei partner e ho una responsabilità nei loro confronti, perché la minaccia che intrude da me, dal momento che sono interconnesso, la posso tranquillamente propagare verso tutti coloro che hanno riposto fiducia in me. Quindi questa cosa della sicurezza informatica è una questione di responsabilità nei confronti degli altri, responsabilità sociale. A questo punto, in 1 minuto e 15 secondi, arriviamo a quello che voi avreste voluto avere dall'inizio, cioè a qualche suggerimento su che cosa implementare. Adesso andiamo veramente veloci per non mangiare tempo, poi per chi vuole il pomeriggio abbiamo 1 ora e mezza di tempo per fermarci a riflettere su queste cose. Allora, che cosa deve essere fatto?
è opportuno fare, perché sono pastafariano, io non voglio obbligare nessuno a fare niente. È necessario implementare consapevolezza all'interno del personale, quindi la formazione del personale è indispensabile per contrastare questa minaccia. Diciamo che stiamo facendo il 70%. È importante dimostrare, se siamo imprenditori, sensibilità rispetto all'argomento. Non implementare la formazione perché devi fare la formazione e che palle che la devi fare mentre ti pago. È importante dimostrare sensibilità perché attraverso quella, e poi c'è l'esempio di cui vi ho fatto riferimento, cioè io sono qua che devo aprire le fatture, bisogna trasmettere il fatto che non è importante, è possibile, sei autorizzato a non portare a termine il tuo incarico per tematiche relative, dubbi che hai sulla sicurezza informatica, perché è attraverso quello che tendenzialmente, è attraverso la certezza che tutto andrà bene, che tendenzialmente poi tutto va male, tutto va a rotoli. Protezione dei dati, dobbiamo proteggerci dal perderli, e questo significa fondamentalmente backup. Sui backup non dovrei dirlo perché poi non venite, però parleremo credo almeno mezz'ora, perché lì trovo sempre gli stessi errori e alla fine mi trovo in situazioni in cui è impossibile ripristinare i dati, o è possibile farlo in tempi lunghissimi, inaccettabili per le esigenze aziendali, e sarebbe bastato fermarsi a pensare. Quindi su questo ho tantissimi esempi da portare e sicuramente anche chi parteciperà. Comunque importante è sapere che dati si hanno, perché è insensato parlare di backup se non sappiamo che dati abbiamo. È importante implementare backup in maniera tale che siano funzionali alle nostre necessità, e è importante proteggerli una volta che li abbiamo fatti, che significa che non è sufficiente copiare dati da un computer ad un altro o metterli in una pennetta che poi si tiene in borsa. È molto importante cifrare i backup. Adesso ci sono anche delle tematiche di compliance normativa, come sapete, voi vorreste che io parlassi di GDPR tantissimo, ma ho sbagliato il verbo, no? Sì? Vabbè, cercherò di astrarre il più possibile su questa cosa. E poi provarli, è indispensabile provarli. E questa è una cosa che non viene fatta. Definire politiche di utilizzo degli strumenti informatici. Non è male risparmiare perché i dipendenti portano il loro telefono, il loro smartphone e lo usano anche per il lavoro, però bisogna implementare, definire insieme ai dipendenti delle politiche di utilizzo di questi dispositivi, e ne parleremo ampiamente nel pomeriggio. Per dare un elemento a chi il pomeriggio non potrà esserci, Si tratta di non proteggere il dispositivo, non è quello il punto, è proteggere i dati, segregare i dati all'interno del dispositivo in modo che l'utente che poi utilizza Facebook per le sue tematiche personali e porta dentro una minaccia non possa accedere ai dati relativi alle applicazioni aziendali. Supporti USB, definire politiche, propagarle e fare formazione in relazione a questo, perché la periferica USB è rischiosissima, è uno dei maggiori rischi che non derivano direttamente da internet, se non proprio il maggiore. Utilizzo delle mail, anche su questo è indispensabile porsi degli interrogativi, nel senso, la mail è un archivio? Se la risposta è sì, bene per me che faccio l'attività di attacco, perché è sufficiente. Normalmente una mail è protetta da password, solo una password. Entro e ho tutte le informazioni che mi servono per accedere a tutto il resto. L'accesso alla mail è una delle prime cose che cerchiamo di fare quando entriamo in un'azienda, perché c'è tutto dentro. Selezione del software. Decidiamo che software ci serve, decidiamo come facciamo a sceglierlo e implementiamo misure affinché non sia possibile eseguire qualunque applicazione. Questo taglia le gambe ai criptovirus direttamente o a qualunque altra minaccia derivi dall'esecuzione di software. Nella maggior parte dei casi le aziende usano al più 10 programmi. Noi facciamo configurazioni di questo tipo, è raro che ci dicano ci servono 10 software. Quindi in realtà è un percorso semplice da portare avanti. Strategia di aggiornamento, inutile che vi dica che il software deve essere aggiornato, e anche qui è una tematica culturale, nel senso che non è difficile aggiornare, è difficile che qualcuno abbia in carico la responsabilità di far trovare i sistemi aggiornati.
selezione del software a pacchetto. Quando non è lo Stato a imporci un software, e lì ci prendiamo le ciofeche che ci arrivano, possiamo scegliere un software piuttosto che un altro, perché è libero magari, o magari perché ci permette di avere accesso ai dati, non fa lock-in dei nostri dati, ci dice dove sono, ci permette di metterli dentro un backup senza dover fare il backup dell'intera macchina, che poi in realtà è una macchina fisica e non si può fare, li perdiamo. E queste sono tutte cose che ovviamente succedono spesso. Politica di rilascio degli aggiornamenti, possiamo chiedere quando sono stati rilasciati, o se c'è un sito possiamo andare a vedere quando sono stati rilasciati, questo ci dà una chiara indicazione di quanto sia seguito quel software. E segregazione degli ambienti, qui entriamo un po' più nel tecnico, però per darvi un'indicazione, nel momento in cui faccio entrare una minaccia, se separo gli ambienti a livello di rete, parlo di amministrazione e risorse umane, magari in una piccola media impresa non c'è, però l'amministrazione c'è sempre, e dall'operativo, quindi amministrazione e operativo, ho impedito all'operativo di portare minacce all'amministrazione e viceversa, e vi assicuro che non è poco, perché rimettere in piedi tutta un'azienda è un grosso problema, mentre rimettere in piedi una parte di un'azienda, come potete immaginare, è un problema più piccolo. Poi, come penultima cosa, applicazioni in cloud. Per le applicazioni in cloud è indispensabile fare delle scelte. Non è sbagliato in sé usarli, ci sono molte tematiche che si crede siano determinanti. In realtà non sono tantissime, però sono tutte domande che dobbiamo farci. Per esempio, di nuovo, il lock-in dei dati. Se ti do i miei dati e tu me li gestisci in cloud, a parte vabbè dove li tieni, che registrazione si applica, eccetera, li posso avere? Posso fare un backup quotidiano dei miei dati? Vi faccio notare che di default le applicazioni più grosse, posso dire Outlook.com e la G Suite, Google Suite, non fanno backup della posta elettronica. Cioè, se mi cancello le mail, le ho cancellate. Non ci pensa nessuno, perché tutti sono con Google, figurati. Ultima, assolutamente indispensabile, che impariamo a scegliere le password, accidenti. Tutti sono convinti che 8 caratteri, prendendo qualunque tipo di carattere possa scegliere, sono sicuri. Non è vero. Nel senso che le password si possono innanzitutto leggere sulla tastiera quando vengono digitate, digitare cose che sono fuori dal vocabolario, proprio per come è concepito il concetto di tastiera, che è fatto per digitare le parole del vocabolario, rende tutto più difficile, quindi più lento da fare, e quindi attraverso allenamento possiamo imparare a leggere mentre digiti la tua password. Oppure, altro aspetto, brute force della password, che significa semplicemente provare tutti i caratteri possibili e immaginabili. Se la password è di 8 caratteri, evidentemente ci metterò molto di meno che se è di 9, se è di 10 è molto difficile, se siamo sopra i 12 è quasi impossibile. Quindi cosa significa tutto questo? Tutto questo significa che non è vero che una password di questo tipo è sicura. È più sicura della password Pippo, ma è molto meno sicura di una qualunque password prendiate, scegliate casualmente, prendendo parole a caso dal vocabolario. Ne prendete 3, qui ne hanno prese addirittura 4 per creare un'entropia che richiede 550 anni a 1000 guesses, 1000 tentativi al secondo, e quindi di fatto è una password che è impossibile rompere facendo un attacco, provandole tutte. Mentre questa si tratta di 3 giorni a 1000 tentativi al secondo. Quindi, altra cosa da levare, è una questione culturale, continuano a rinforzarci del fatto che password di questo tipo sono sicure, non è vero. Ho finito. Bene.